stato presentato l'accordo per la Repubblica di San Marino. Quali i punti chiave? Prima dei punti vorrei anche condividere lo spirito. Lo spirito è stato quello di unire, creare un trait d'union tra quelli che erano i singoli progetti presentati da ogni singola associazione alle attuali coalizioni per il futuro governo sammarinese. Quindi abbiamo voluto fare appunto la somma delle somme. Abbiamo definito quelle che noi imprenditori sani, seri, che operano in trasparenza e anche da tanti decenni in Repubblica sono le priorità. Appunto si parte dalla legalità e abbiamo bisogno di una nuova spinta culturale per far sì che San Marino ritrovi una nuova immagine che comunque purtroppo negli ultimi anni ha perso. Solamente se si guarda dal punto di vista mediatico questo è abbastanza palese. Abbiamo necessità di uscire nel più breve tempo possibile dalla blacklist. Speriamo che i tempi siano veramente rapidi. Grazie anche al lavoro dell'ANIS è stato inserito quello che ritengo è un punto fondamentale, quindi una speciale sezione dedicata al turismo, essendo appunto il presidente dell'Associazione Sanremese degli Operatori Turistici che rappresentano le principali strutture alberghiere, i principali pubblici esercizi, ritengo che questo settore possa tornare ad essere nuovamente strategico per la nostra economia come è stato nel dopoguerra. E crediamo appunto che ci possono essere tanti binari che corrono parallelamente e che possono essere portati avanti all'unisono, ma per fare questo hanno bisogno prima di tutto della spinta delle aziende che noi rappresentiamo, ma anche di una volontà politica, partitica di cambiare metodologie di lavoro. E con questo abbiamo in effetti voluto dare anche un nuovo strumento che è quello di creare un tavolo misto pubblico-privato con, diciamo, con degli obiettivi precisi, significativi e dei sottotavoli tecnici che possano effettivamente scandire l'agenda, i tempi e l'effettiva realizzazione di questi progetti.